E in questa stagione, come in altre stagioni di Tele Tutto Racconta, si è parlato parecchio del Book Trailer Film Festival. C'è stata la serata finale, quella del 27 marzo, un momento di festa che ha visto la partecipazione di 600 persone al Teatro Sociale, i Book Trailer chiaramente proiettati, e tra poco presenteremo anche il vincitore italiano, quindi il trailer che è stato premiato. Tanto è vero che abbiamo con noi il professor Massimo Morelli, presidente della giuria nazionale e anche di quella europea. Buonasera. Ciao, buonasera. Ma con noi non poteva mancare anche colei che ha ideato questo percorso, ovvero la professoressa Laura Forcella, responsabile scientifica del Book Trailer Film Festival. Grazie Andrea, felice di essere qui. E per finire c'è Ludovico Venturi, che è uno studente, Venturi, dico bene? Giusto, Venturi. Ok, che è uno studente del liceo Calini e ha intervistato sul palco del Teatro Sociale una professionista ormai della rete, ovvero Valentina Ghetti. In questo caso, Valentina, come possiamo definirla, Ludovico? Una booktoker, Una si definisce lei booktalker. stessa anche una booktalker. Perfetto. Allora, professoressa, ci vuole parlare di quello che è stato e qualche aneddoto? Ma siamo, direi, soddisfatti con anche idee per il futuro. Soddisfatti per i numeri, perché dicevi in apertura 600 persone per noi sono tante, ma anche soddisfatti per il riscontro che questa volta abbiamo in modo oggettivo. Abbiamo distribuito un questionario online e i dati dicono che chi ha assistito alla serata ha avuto il piacere di essere con noi, di vedere tanti prodotti cinematografici che ci rimandano sempre al libro. Perché, ecco, non dobbiamo dimenticare che appunto tutto nasce perché pensiamo che per parlare di libri bisogna anche cercare di rinnovare le modalità di discorso. Per noi è questo concorso una possibilità per vedere, per capire che cosa i ragazzi leggono davvero, perché è molto importante che rimanga l'idea che la scelta del libro è assolutamente libera. Questo non significa che poi i ragazzi non decidano invece di mettere in book trailer anche libri che amano a scuola, e ovviamente per gli insegnanti questa è sempre una grande soddisfazione. È successo con La Tentatrice, un libro che è davvero molto originale, che è stato proposto in una classe del liceo Calini e che ha vinto il premio Accessibilità, un premio a cui, come sanno quelli che ascoltano Teletutto, è un premio a cui noi teniamo molto, perché è un premio che rivela quell'attenzione per l'inclusione che il book trailer ha sempre avuto e che vuole Certo. mantenere. Allora, il trailer che ha vinto appartiene al libro? Appartiene al libro Professione Lolita Professione Lolita, il libro di Daniele di Autieri. un giornalista, Daniele Autieri. E allora, lo vediamo insieme, quindi il trailer vincitore premiato di questa edizione. Oh, sta impegnato domani sera. C'è sto un lavoretto per te. Sto con la mia amica di che si tratta. Vieni assieme che dovremmo restare fermi e tenere compagnia ai clienti. Mi dovete accontentare, lasciateli fare quello che vogliono. Vabbè, mo devo andare. Aspetto domani, eh. Ciao Ica. Thank you.
I vincitori appartengono al liceo di Crema, quindi insomma siamo rimasti in Lombardia, giusto professore? È proprio così. È stato un verdetto che la giuria ha raggiunto all'unanimità, quindi non ci sono stati particolari scontri, come invece magari in passato con lavori di alto livello era capitato, non che questo non lo sia. Penso che chiunque abbia avuto l'occasione, grazie a voi questa sera, di vederlo, rivederlo, avrà sicuramente notato che siamo di fronte a un book trailer dove alcuni elementi sono non solo originali, ma hanno sicuramente richiamato l'attenzione dei giurati. Per esempio, il tema, che è di scottante attualità, la prostituzione minorile, però raccontata con una costruzione molto classica dell'inquadratura e dell'immagine. È un film, è un book trailer, ma che rimanda sicuramente a una dimensione visiva molto classica, ma all'interno di questo percorso, come si può vedere adesso dalle immagini che scorrono, anche la capacità all'interno del fotogramma di ritagliare degli ulteriori specchi, degli ulteriori elementi di racconto per immagine, con una ricerca da un lato anche su un piano cromatico molto interessante, perché rimanda a questa dimensione torbida, e contemporaneamente abbiamo avuto la possibilità di accorgerci che questa padronanza del mezzo è stata mantenuta con coerenza dall'inizio alla fine. Quindi, pensando anche che questo istituto non aveva mai partecipato al nostro concorso e di fatto questo lavoro è stato quasi un book trailer d'esordio di queste due ragazze che sono registe ma anche interpreti, con coraggio e anche con la capacità, e lì non ho voluto indagare, quasi di catturare delle immagini in alcuni luoghi, per esempio la discoteca, dove non è sempre così facile anche certo, girare. Molto certo. Brave sicuramente. Allora, dove possiamo rivedere poi i trailer che sono stati proiettati? Tutti i book trailer sono sul nostro sito, quindi il solito indirizzo booktrailerfilmfestival.eu. Mm-hmm. Aggiungo solo un dato, che quest'anno per la prima volta nella storia del book trailer, dimmi Massimo se non è così, il podio è tutto femminile, senza quote rosa, cioè semplicemente perché anche le ragazze padroneggiano i mezzi di comunicazione cinematografica, anche i mezzi digitali, e quindi primo, secondo, terzo premio sono stati attribuiti a delle ragazze. A memoria credo che non sia la prima volta, ma ultimamente sono le ragazze che producono i book trailer migliori. Sì. Allora, mi pare che anche l'anno scorso ci sia stato... C'è una... qualche consiglio rapido? Sì, allora secondo me la consapevolezza che fare un book trailer non è una cosa facile, non è, mi si perdoni il termine, il classico compitino, è un lavoro corale che richiede molte abilità e competenze, e anche, mi permetto di sottolinearlo, che comunque il progetto venga seguito dagli insegnanti, perché a volte abbiamo visto, tra tutti i lavori arrivati, che forse i ragazzi erano stati lasciati un po' soli. Certo. Allora, passiamo invece al nostro studente che hai fatto un po' il giornalista in questa circostanza, anche presentatore sul palco. Possiamo dire così, sì, dai. Allora, tu, Ludovico, hai intervistato questa ragazza molto seguita nei social con più di 250.000 follower, il suo nome è Valentina Ghetti. Ghetti, sì. È una booktalker, era ospite della serata e ho avuto l'onore di intervistare. È stato piacevole, perché era comunque un'intervista molto colloquiale, e booktalker, ma soprattutto lei è anche un'insegnante, come ha specificato nell'intervista. Cioè, booktalker vuol dire che consiglia libri? Sì, sulla piattaforma di TikTok, sì. Consiglia libri e fa recensioni su libri e parla soprattutto ed esclusivamente di libri. Lei che background ha avuto? Cioè, arriva anche lei da qualche liceo, è laureata, è giovane? È laureata. Allora, lei poi ha iniziato... È laureata certamente, però lei ha iniziato soprattutto, quindi questo suo percorso sui social, anche con YouTube e Instagram.
YouTube e Instagram è stato più difficile per lei. Ok, e immagino che quindi ti abbia detto che ha macinato e mangiato libri per riuscire ad arrivare certamente a tanto. Certamente, ma ha macinato e mangiato libri, e quella è stata una passione trasmessa dai suoi genitori. Mm-hmm. Anche tu leggi parecchio? Non abbastanza come lei, non abbastanza come lei. Leggo, anche se sono più interessato ad altri generi di libri. Lei è interessata soprattutto a fantasy e romance. Io in quest'ultimo periodo sto leggendo altri libri, come ad esempio Don't Hurt Me di David Goggins, che è un libro motivazionale che parla della sua vita. E com'è stato salire sul palco per parlare di tutto questo con 600 persone presenti? Emozionante, è stato emozionante. Non avevo mai fatto un'esperienza del genere e quindi ero anche teso, possiamo dire. Però penso che la serata sia andata nel migliore dei modi. Uh-huh. Ora la segui o già la seguivi la BookTalker? Già la seguivo precedentemente. E anche lei che mi ha portato sulla strada della lettura, possiamo dire, e adesso io la continuerò a seguire. Che belle figure però, questi ragazzi che entrano nei social, che spesso vengono un po' demonizzati, in realtà hanno tanto da raccontare. Infatti, a noi interessava proprio questo. Dico, noi come scuola è stata una decisione questa condivisa con il dirigente, con Alessandra Tedeschi, che è l'insegnante del Calini, che appunto segue dall'interno questo progetto. L'idea è proprio quella che non possiamo rinunciare ad utilizzare qualsiasi mezzo per comunicare con i giovani, con il linguaggio dei giovani. Ovviamente non per appiattirci sul loro linguaggio, sui loro standard, ma per trovare un aggancio che ci consente anche di parlare noi, in uno scambio generazionale. Cioè, riteniamo che è sempre importante nella scuola mantenere questa possibilità di dialogo tra generazioni che si affacciano con curiosità anche su questi nuovi mezzi, che appunto come questa piattaforma TikTok, tanto demonizzata, ma con settori, con angoli, certo, anche che invitano alla lettura. Vero, si parla di filosofia, si parla di lettura, sì, e di tanto, sì, altro, esatto, anche su TikTok. Allora, chiudiamo lo spazio, però il sito rimane attivo, così come diceva la professoressa Forcella, con la possibilità di visionare anche tutto il materiale, booktrailerfilmfestival.eu, questo è il sito internet. In chiusura aggiungiamo qualcosa? Siamo a posto? Bah, direi è un invito a proseguire in questa tradizione, cercando di alzare il livello, perché negli ultimi anni dall'estero arrivavano lavori di chi incominciava ad affacciarsi con una qualità che era molto modesta, ma adesso le proporzioni si sono invertiti. Dall'estero arrivano fior fior di lavori e in Italia invece stiamo un attimino conoscendo un periodo un po' di crisi creativa. Certo. Quindi il mio consiglio, sulla base di quello che dicevo prima, è un lavoro importante, non è un compitino, affidatevi anche al supporto degli insegnanti, ma guardate che dall'estero quello che arriva è veramente di alto livello. È anche vero, professore, che forse il lockdown italiano è stato forse più lungo rispetto a tante altre nazionalità. E questa è un'osservazione interessante, che ti ringrazio di aver fatto, perché probabilmente c'è del vero in quello che dici, e quindi anche come giurati penso che valga la pena non dimenticarlo. Sì. L'osservazione di Massimo consente di chiudere con l'invito anche ad essere sempre più Europa. Abbiamo lavorato molto in gruppo quest'anno e pensiamo che la contaminazione, l'osmosi, l'incontro tra noi di paesi diversi, culture diverse, ma tutti interessati al libro e al cinema, possa dare i suoi frutti. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo Laura Forcella, Massimo Morelli e Ludovico Venturi per questo spazio. Grazie ancora. Noi ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco con Daniela Finita.